In Snowbees c'è una piattaforma rossa che compare soltanto se si è presa la gemma rossa. Una volta qui sopra troviamo una parte secondaria del livello dove ci sono appunto altre casse che sono necessarie se vogliamo prendere la gemma. Allora, ho voluto prendere un po' di frutta e non lasciarla lì per perfezionismo in realtà, più che altro, ma ok, stiamo attenti alla nitro, qui attenti ai ricci e ecco, meno male che dicevo stiamo attenti. Non volevo colpirlo con la panciata, la TNT là sopra, ma va bene lo stesso. Distruggiamo queste casse. L'idea normale sarebbe che con questa cassa blindata con la freccia possiamo saltare più in alto e colpire la TNT. Dopodiché appunto le TNT fanno scoppiare una cassa blindata che fa comparire le casse invisibili, che sono appunto queste. Qui proseguiamo molto rapidamente, volendo possiamo anche toccare quelle TNT là a sinistra e lasciare che siano loro a far saltare per aria il pinguino. Ok, di frutta, un bel salto. Ok, tu via. Ok, qui ci sono varie casse da rompere. Frutta che può sempre far comodo. Sì, qui bisogna fare un po' dei salti particolari. Ecco, per prendere la frutta cosa non succede, eh? Tra l'altro qui avevo lasciato delle casse, quindi adesso devo romperle di nuovo. Ok, stiamo attenti. Ecco, esatto, perché questi non cadono quando ci si passa sotto, cadono anche quando ci si avvicina e basta. Cadono, cercano di schiacciarci più che cadere. Allora, lasciamo pure la frutta che tanto. Ok, stiamo attenti. Esatto, appena è esatto, passiamo. Anche qui passiamo, mettiamoci un attimo qui vicino, pian piano, e facciamola scendere. Poi passiamo, idem qui, di nuovo aspettiamo un attimo che vada bene, ok, ora possiamo passare. Qui una bella scivolata e un salto lungo, salto preciso preciso, ok, qui ci siamo quasi, eh. Facciamo scendere anche questa e passiamo, stando attenti alle stalattiti. Ok, una bella scivolata e salto lungo, qui, scivolata. Scivolata, salto lungo, volendo, ok. Abbiamo fatto esplodere tutte le nitro e questa piattaforma ci riporta esattamente dove stava la piattaforma rossa, per cui da qui possiamo proseguire e seguiamo il livello fino alla fine.